caffè letterario del Sanzi, la presentazione del libro Israele, vicende e destino di un popolo di Pasquale Rineri, premio Spoleto Art Festival Letteratura 2021. È un volume, come vedete, di un certo spessore, interessante perché dibatte su un tema veramente molto attuale e sicuramente con delle tematiche e delle problematiche irrisolte. Ora c'è l'autore che infatti già sta dibattendo con alcuni giornalisti, editorialisti e una parte del pubblico e sicuramente questo libro che io ho letto, tutto ad un botto, è sicuramente diciamo interessante per gli spunti che riesce a dare, soprattutto dal punto di vista dell'informazione e della conoscenza, perché penso che prima del dibattimento debba avvenire, soprattutto da parte di chi scrive e di chi poi vuole avere, diciamo, l'onere e l'onore di poter fare una critica, positiva o negativa che sia, appunto quel feedback che ti può far conoscere gli eventi. Quindi attraverso questo libro noi sicuramente possiamo conoscere la storia di Israele e questo è un valore aggiunto. E siamo qui con l'autore del libro, Pasquale Rineri, appunto premio letteratura Spoleto Art Festival. Come hai avuto questa idea per questo libro? Perché non è un'idea così che penso viene la mattina. No, l'idea è nata, diciamo, ci sono più di un motivo. Diciamo la questione territoriale di Israele, il perché della Shoah, il perché della discriminazione. Cioè dire, sono stati tanti motivi che mi hanno spinto, diciamo, a scrivere questo libro. E mi è sembrato di vedere, diciamo, anche la base proprio di questo libro sia proprio una forte sede di conoscenza anche da parte del pubblico su questi temi, che a volte si va molto per stereotipi e non nell'approfondimento, come invece ho potuto notare esiste per fortuna in questa edizione. Sì, perché diciamo c'è parecchia gente che è disinformata. Addirittura io sono convinto che le varie persecuzioni che ha subito il popolo è dovuto anche in gran parte a molta ignoranza. E quindi? Disinformazione. Quindi questo libro vuole essere un aiuto a far capire veramente come stanno le cose. Cioè dire, Israele non è il nemico del genere umano, ma è il popolo scelto da Dio per la redenzione universale. Totalmente l'opposto di quello che si pensa. Allora, il titolo è Tramonto. Schizzi di luce senza vita si spengono nel cielo quasi oscuro.